Buongiorno a tutti, io vorrei in primo luogo ringraziare la Presidente del Senato della Repubblica, la Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, per la sua presenza e per averci dato l'opportunità di svolgere i lavori congressuali in questa sede così prestigiosa. Saluto il Presidente dell'Autorità delle Garanzie delle Comunicazioni, Professor Cardani, ringrazio vivamente gli relatori che interverranno nel dibattito, segnatamente il Presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, il dottor Dolores, vicepresidente affari legali di Discovery Sud Europa, il dottor Ghigliani, amministratore delegato della Sette, il dottor Salini, amministratore delegato della RAI, il dottor Tacchia, CEO di Cili TV, e il dottor Zappia, amministratore delegato di Sky. Invito la Presidente del Senato a portare il suo saluto. Grazie. Buongiorno a tutti. Presidente Cardani, commissario Martuscello, autorità, signore e signori, è per me un vero piacere poter ospitare e allo stesso tempo portare il saluto del Senato della Repubblica a questo importante e interessante momento di confronto, per il quale ringrazio ancora il commissario Martuscello. A 20 anni dall'istituzione dell'AGCOM, il sistema delle comunicazioni in Italia è profondamente cambiato. L'innovazione tecnologica ha introdotto nuove piattaforme e diverse modalità di fruizione in un contesto in cui sono aumentate a livello esponenziale la competizione e la competitività tra gli attori del mercato. Tutti noi ricordiamo bene le fasi che hanno scandito il passaggio dal sistema analogico a quello digitale. La politica non risparmiò polemiche e critiche evidenziando quelli che sarebbero stati i rischi e i problemi per i telespettatori. Dalla necessità di verificare la portata delle antenne alla capacità tecnologica degli apparecchi TV e da qui l'obbligo di utilizzo degli adattatori, dei decoder e così via. Eppure, quella trasformazione, certamente epocale, tanto per gli editori che per le famiglie, ha oggettivamente generato un innalzamento della qualità, maggiori contenuti prodotti e di conseguenza un significativo aumento del pluralismo. Basterebbe ricordare che oggi, nonostante l'offerta che arriva nelle case di tanti italiani attraverso internet, il satellite, la banda larga ed altre opzioni, il digitale terrestre rappresenta giornalmente oltre l'80% dei contatti registrati. Una prevalenza che ha consentito, laddove era temuta invece una concentrazione a favore degli editori già presenti, un allargamento a nuovi soggetti che hanno potuto produrre e sperimentare anche attraverso queste opportunità, penso ad esempio alla interattività, che erano evidentemente precluse con le precedenti tecnologie in uso. La situazione odierna vede nell'immediato futuro un passaggio che per certi versi ricorda quello di 15 anni fa. In base alla decisione europea 217, l'899 del 2017, sull'utilizzo dello spettro, la banda attualmente in uso per le trasmissioni digitali dovrà essere assegnata agli operatori delle telecomunicazioni principalmente per la diffusione del 5G. Una lunga transizione quindi che dovrà vedere il passaggio definitivo delle frequenze entro il 2022, mentre un arco temporale non ancora definito ma comunque di lungo periodo riguarderà gli operatori della banda inferiore. È chiaro che in tale contesto il tentativo europeo di uniformare tecnologie e potenzialità del comparto televisivo e delle telecomunicazioni, anche se alcuni aspetti specifici
legati soprattutto alla realtà del nostro Paese, non possono non lasciare alcuni dubbi. Girando l'Europa, sappiamo tutti che ogni Paese ha soprattutto negli ultimi anni intrapreso una propria strada rispetto alla necessità di garantire un'offerta TV ampia, varia e di qualità. Ed è quindi altrettanto evidente che tali presupposti provocheranno enormi differenze tra Stato e Stato. Non vi è dubbio che chi ha un'alta percentuale di utilizzo domestico della TV via cavo, della piattaforma satellitare libera, vedrà marginalmente cambiare la propria condizione. Al contrario, chi come l'Italia ha puntato, anche con lungimiranti iniziative legislative, a favorire la tecnologia digitale, dovrà fare i conti con una situazione generalizzata e, secondo alcuni autorevoli commentatori, non propriamente giustificata. La sensazione è che purtroppo ancora una volta ci si debba confrontare con una decisione europea che almeno nelle sue più immediate conseguenze non tenga in adeguata considerazione la realtà del nostro Paese. Le possibili conseguenze negative, a mio avviso, non sono oltretutto da valutare solo ed esclusivamente sotto il profilo industriale. Se è innegabile, infatti, il valore economico e commerciale dell'insieme delle TV che operano nel digitale terrestre, oltre 5 miliardi e mezzo di euro di ricavi annui, è altrettanto evidente che oltre al giro d'affari qui è in gioco un asset fondamentale della nostra produzione culturale. Ben venga quindi la possibilità di usufruire di nuove potenzialità sia per la codifica che per la trasmissione, ma ciò non può per nessun motivo comportare una contrazione dello sviluppo della produzione e della messa in onda di nuovi ed originali contenuti. Le ultime frontiere della diffusione di contenuti direttamente sul web, settore nel quale sono evidentemente presenti anche gli operatori televisivi tradizionali, ha già dimostrato che la forza di una singola serie prodotta da una major può da sola modificare gli equilibri di forza a livello internazionale. Un fattore che potrebbe rivelarsi anche positivo nel lungo periodo, ma che non può farci perdere di vista il rischio di omologazione che ne potrebbe discendere e che, pur se in dosi ancora non significative, è già in atto. In questo momento storico, rispetto anche ad un inevitabile confronto rispetto ai prossimi step tecnologici, non vi è dubbio che il principale patrimonio sia l'accessibilità, la gratuità e la generalizzata presenza del digitale terrestre nelle case degli italiani. Sono queste precondizioni a rendere possibile un pluralismo non solo effettivo, ma concreto, reale, verificabile ogni giorno, con un'ampia articolata presenza di editori. È stata negli ultimi anni inevitabile sperimentare, dare spazio a tutte le voci, includere piuttosto che marginalizzare. È compito della politica, nell'ambito dei rispettivi ruoli, in ottemperanza a quelle che sono decisioni europee già in vigore, deve essere proprio quello di mettere in campo ogni strumento utile a preservare e, se possibile, arricchire tale patrimonio di idee. In conclusione, vorrei rivolgere un auspicio. Sappiamo che per il necessario adattamento dei televisori in uso, per quelli più recenti dovrebbe essere sufficiente un adattatore. Già nella scorsa legge di stabilità furono previsti degli stanziamenti per agevolare i consumatori. Io spero che il costo di questo passaggio tecnologico non finisca per ricadere prevalentemente sulle famiglie in una già non semplice fase economica. Credo quindi che, avvicinandoci alle soglie del 2022, ci sarà bisogno di un intervento forte del governo per consentire lo svecchiamento dei mezzi messi a disposizione degli italiani, con incentivi
che non possono certamente riferirsi a cifre appena simboliche. Grazie a tutti e buona prosecuzione dei lavori. Ringrazio la Presidente del Senato per il suo saluto assolutamente consapevole ed informato, una vera e propria relazione che ha fornito una serie di spunti utili per il dibattito. Invito ora il Presidente dell'Autorità per le Garanzie e le Comunicazioni, Professor Marcello Cardani, a portare il suo saluto e colgo l'occasione per salutare i colleghi presenti in sala, Francesco Posteraro e Antonio Nicita, commissari dell'Autorità per le Garanzie e le Comunicazioni. Buongiorno a tutti. Io vorrei iniziare ringraziando la Presidente del Senato sicuramente per la concessione d'uso di questa magnifica sede, ma poi anche per la sua partecipazione. Sappiamo che il suo tempo è molto prezioso e come tale risorsa scarsa, e quindi siamo estremamente grati della sua partecipazione. E se posso rilanciare uno spunto di Antonio Martuscello, una partecipazione estremamente informata. Di fatto non ha svolto un saluto ma una relazione introduttiva, e di questo le sono grato, perché testimonia l'attenzione del mondo politico e istituzionale per questi problemi, che sono problemi non di secondo momento. Il passaggio che ci apprestiamo a compiere è un passaggio estremamente rilevante. Ci sono una serie di elementi da tenere presente, e vorrei sottolineare non solo la complessità, e evidentemente dalla complessità segue la difficoltà di realizzazione di questi passaggi, ma anche delle importanti occasioni che si possono cogliere. Per esempio, la possibilità che questo passaggio dalla televisione alla telefonia della banda 700 costituisca un'occasione per una importante spinta tecnologica, di rinnovamento tecnologico. Il problema è arrivare a un uso efficiente delle risorse dello spettro. Sono risorse limitate, e così come da un lato è necessario trovare modi di ristrutturare l'uso delle risorse rimanenti, così dall'altro è necessario trovare il modo di utilizzare al meglio le risorse in arrivo. L'incremento di efficienza nelle modalità di gestione delle risorse frequenziali, che è un risultato di per sé rilevante, non è fine a se stesso. È funzionale all'ampliamento dell'offerta di contenuti e all'incremento del livello tecnico applicabile. Questo, come è noto, non può che avere effetti positivi in termini di concorrenzialità dei mercati interessati, e ha come ulteriore risvolto un più elevato livello di soddisfazione della domanda. L'autorità ha adottato lo scorso giugno il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, il cosiddetto PNAF 2018, secondo quanto previsto al comma dell'articolo 1 della legge di bilancio. L'adozione del nuovo piano ha richiesto un faticoso coordinamento interferenziale e soprattutto internazionale, per problemi di sovrapposizione, per problemi di conflitti tecnici. E questo ha riguardato tutti i paesi del bacino mediterraneo e dell'arco alpino. Inoltre, alla fine di ottobre abbiamo concluso la consultazione pubblica per la definizione dei criteri per la conversione dei diritti d'uso, di cui attualmente sono titolari gli operatori di rete nazionali, diritti d'uso che diventeranno uso di capacità trasmissiva e multiplex nazionali di nuova realizzazione e basati sulla tecnologia DVB-T2.
Questo riassetto non è privo di problematiche, abbiamo detto, è abbastanza complesso e la soluzione di questi problemi non può che passare attraverso la più ampia collaborazione possibile di tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati. I principali problemi sono stati individuati in una segnalazione che l'autorità ha inviato al governo il 17 luglio scorso. Nell'ambito del processo di transizione sono emersi infatti alcuni limiti e alcune incertezze applicative potenzialmente in grado di compromettere il raggiungimento degli obiettivi generali fissati dal legislatore e l'utilizzo pienamente efficiente dello spettro. Per tali ragioni abbiamo prospettato alcune possibili direzioni di soluzione dei problemi e in particolare, ed è bene ricordarlo anche in questa sede, abbiamo chiesto una più meditata riflessione sul criterio di riparto delle risorse frequenziali tra operatori nazionali e locali, ricordando come da tempo l'autorità ritenga non più attuale il vincolo normativo della riserva di un terzo delle frequenze per l'emittenza locale. Abbiamo anche sollevato alcune perplessità in ordine ai criteri di conversione dei diritti d'uso delle frequenze degli operatori di rete nazionali in diritti d'uso di capacità trasmissiva in tecnologia DVB-T2. In particolare abbiamo rilevato l'assenza nell'ordinamento nazionale comunitario di riferimenti normativi in cui riconnettere la definizione di uso di diritto d'uso di capacità trasmissiva, rilevando che è demandato alla sola autorità, ancora una volta in assenza di più precisi riferimenti normativi, il compito di individuare il fattore di conversione tra diritto d'uso della frequenza e diritto d'uso di capacità trasmissiva. Io a questo punto auguro un buon lavoro a tutti quanti, mi sembra che le premesse per un buon lavoro ci siano tutte, abbiamo un panel composto dalla crema dell'industria, un'industria che, ricordo, ha una importanza non indifferente all'interno del sistema produttivo italiano, sia in termini di importanza culturale, come ricordato dalla Presidente del Senato, che in termini di occupazione e creazione di ricchezza. Quindi un settore importante, un settore che va, al quale va riservata l'attenzione del potere politico per i suoi effetti generali e vi lascio quindi in mano alla saggia conduzione del seminario da parte del collega Martuscello, al quale voglio rivolgere un ringraziamento per l'organizzazione di questo dibattito. Buon lavoro a tutti quanti. Grazie Presidente Cardani. Grazie Presidente. Io cercherò di cogliere alcuni spunti, scusate, che possono essere utili al dibattito. Innanzitutto voglio ringraziare ancora di nuovo sinceramente la Presidente Casellati per il fatto che ha voluto testimoniare con la sua presenza l'interesse ad un tema che è di fondamentale importanza, come ricordava la Presidente stessa, per il pluralismo informativo. Grazie a tutti quanti voi per essere qui quest'oggi. Alcune considerazioni introduttive. Nel 1939 forse un poco profetico giornalista del New York Times scriveva che la TV non sarà mai un serio concorrente per la radio perché gli americani non avranno mai il tempo di passare tante ore davanti alla televisione. La famiglia americana, secondo questo giornalista, non aveva il tempo. Beh, oggi invece se guardiamo i dati di audience, se guardiamo la permanenza davanti allo schermo, se guardiamo soprattutto la modalità con la quale oggi gli italiani, ma direi questo è una questione che riguarda un po' tutto il mondo, la TV terrestre, pur essendo passata per tante evoluzioni tecniche, oggi è ancora protagonista.
Lo fa dal punto di vista dell'audience, raccogliendo appunto l'85% della share televisiva, come ricordava la Presidente Casellati e il Presidente Cardani, da un punto di vista dei ricavi, oltre 5 miliardi e mezzo di ricavi annui in Italia nella televisione digitale e non solo digitale. Sono numeri che appunto segnalano, che descrivono bene il punto di arrivo della televisione terrestre oggi, che grazie anche all'innovazione tecnologica ha saputo rinnovarsi per assolvere a quella funzione di informare, intrattenere, istruire il grande pubblico. In particolare la transizione da quel sistema analogico al digitale ha prodotto un significativo arricchimento dell'offerta, non soltanto quantitativo, quindi come numero di programmi, ma direi anche qualitativo, nuovi formati trasmissivi, e ha soprattutto consentito l'ingresso nel mercato televisivo di nuovi operatori. Un passaggio fondamentale dunque per aumentare le voci rappresentative delle diverse opinioni, tendenze, correnti di pensiero, politiche, sociali e culturali presenti nel Paese, per usare le parole della Corte Costituzionale, quindi per rafforzare il grado di pluralismo all'interno del sistema delle comunicazioni. Un passaggio fondamentale, mi preme sottolineare, che è riuscito non soltanto grazie alla collaborazione degli operatori del mercato, ma anche e soprattutto grazie all'introduzione di un modello regolamentare che ha accompagnato questo processo di transizione. Significativo a riguardo la scelta dell'autorità delle garanzie delle comunicazioni che col suo primo regolamento nel 2001 abbandonò il modello chiuso basato sull'integrazione verticale fra editore e gestore delle infrastrutture trasmissive e invece adottò il modello dell'horizontal entry model, caratterizzato appunto dalla distinzione tra la figura di operatore di rete e fornitore di contenuti. La conseguenza di questa scelta è stata importante da un punto di vista del pluralismo, perché in questo momento nel nostro Paese sono attivi 20 multiplex nazionali, gestiti da 8 differenti operatori di reti. A questi vanno aggiunti le reti locali, che sono presenti a diverso livello sul territorio regionale locale, 2 degli operatori di rete esistenti, che sono operatori di rete puri, cioè destinano il totale della capacità trasmissiva gestita a editori indipendenti, e più di 100 programmi free trasmessi sulle reti esistenti, riconducibili ai numerosi gruppi editoriali differenti, più di 20, fra cui appunto editori come Sky e Discovery presenti a questo tavolo. Questa è la piattaforma del digitale terrestre nel nostro Paese, tuttavia, come ricordava anche il Presidente Cardani prima, si palesano nubi all'orizzonte, sempre più dense, infatti siamo qui per cercare di dipanare, se possiamo, questo scenario, che è uno scenario che desta preoccupazione, perché il problema di fondo risiede nel fatto che le piattaforme di broadcast, malgrado la digitalizzazione, da sole risultano poco convergenti. Infatti, se nelle reti telecomunicazioni si può fare televisione, non è vero altrettanto. Questa circostanza, oltre a rendere le reti a banda larga sempre più dei competitor per quelle televisive dal punto di vista della distribuzione dei contenuti audiovisivi tradizionali, consente anche alle prime di utilizzare un'esperienza di fruizione per gli utenti che non è certamente alla portata delle seconde. E in questo senso un metodo, il crescente fenomeno, la tendenza che vede sempre di più la bilancia pendere dal lato del broadband è rappresentato dalla politica di gestione dello spettro a livello globale ed europeo. È stato ricordato prima dalla Presidente Casellati e al Presidente Cardani la questione della banda 700, la possibilità per l'Italia di adottare quelle misure che sono state indicate dalla Commissione europea con 2 anni di ritardo rispetto al 2020, quindi entro il 2022, ma la medesima decisione europea, in linea con quelle tendenze che sono già emerse in sede di World Radio Conference nel 2015, fissa un orizzonte temporale anche per la banda sub-700, cioè per la banda 470 MHz, 690 MHz. Questa porzione di spettro rimarrà disponibile fino al 2030, ma non è detto che entro il 2025 si possano inserire anche altri soggetti, appunto nell'ambito delle telecomunicazioni, che possono utilizzare insieme alla televisione questa banda. E questa è la nuova realtà in cui va immaginato sicuramente un futuro per la piattaforma digitale terrestre, una realtà difficile perché è caratterizzata sempre di più dalla questione della scarsità della risorsa trasmissiva e dalla crescente concorrenza di piattaforme alternative che sono sicuramente più performanti. Sicuramente l'intento della decisione europea è stato quello di assicurare la massima armonizzazione all'utilizzazione dello spettro, però è chiaro che esiste un problema che è peculiare per l'Italia, perché in Italia
la situazione è molto diversa rispetto a quella degli altri paesi, ad esempio. In Germania predomina la TV via cavo e quella satellitare, mentre il digitale terrestre ha una quota di penetrazione abbastanza scarsa. In Francia è ridotto il digitale terrestre, è molto presente l'IPTV. Il Regno Unito si caratterizza per una forte espansione della TV satellitare. Nel nostro paese invece c'è un numero di editori molto diffuso, un numero estremamente elevato di contenuti nazionali e locali. La piattaforma terrestre è quella che è in grado appunto di raggiungere l'80% della popolazione. Se dovessimo applicare la legge così come ci è stata proposta, secondo l'esercitazione che abbiamo fatto attraverso il PNAF, nel dimezzamento assisteremo ad un vero e proprio dimezzamento di reti nazionali, passeremo da 20 reti nazionali a 10 reti nazionali, in una sostanziale riduzione poi di quelle che sono le emittenti locali. Allora lo scenario è complesso e oggi, nonostante siamo ormai alla fine del 2018, è abbastanza incerto in quelli che sono gli esiti. E ciò, consentitemi di rivolgere una critica al precedente governo e al precedente Parlamento, a causa di una generale sottovalutazione della reale portata del fenomeno che ha portato ad affrontare il tema del refarming nell'ambito della legge finanziaria e non invece attraverso una riforma dettagliata e compiuta dell'intero quadro normativo di settore che potesse determinare un assetto future proof alla piattaforma digitale terrestre. In particolare è risultata infelice, a mio giudizio, la scelta di puntare esclusivamente sulla soluzione tecnologica per affrontare e gestire quelle conseguenze che sono dovute alla riduzione della porzione di spettro destinata alla piattaforma digitale terrestre. È inutile ricordare come sia poco probabile che il 2020-2022 la piattaforma digitale terrestre si limiti a trasmettere programmi nello stesso formato attualmente in utilizzo. Questa ipotesi è certamente meno plausibile se si considera che il contesto competitivo interpiattaforma, ad esempio, le piattaforme satellitari utilizzano già l'alta definizione, utilizzano già il 4K, utilizzano l'ultra alta definizione e quindi hanno delle tecniche trasmissive più favorevoli. A questo punto abbiamo un duplice problema. Abbiamo il problema della tecnologia trasmissiva e quindi corriamo il rischio che la TV digitale terrestre finisca con l'essere una TV di serie B. È come se ci trovassimo di fronte ad uno scenario in cui c'è una TV a colori e la digitale terrestre, non avendo la stessa capacità di performance, continua a trasmettere in bianco e nero. A questo occorre aggiungere che se si realizzasse lo scenario prefigurato dalla World Radio Conference del 2015, la situazione sarebbe ancora più complessa, perché molto difficilmente eventuali ulteriori cessioni di risorse spettrali potrebbero poi essere in qualche maniera supportate da un aumento della capacità trasmissiva. E tutto questo è un danno per il pluralismo, lo ricordava prima la Presidente Casellati, il Presidente Cardani. Occorre rilevare, nel momento in cui analizziamo questo stato di incertezza, che l'articolo 7 della decisione europea, in relazione alla possibilità di stabilire altri usi della banda sub-700, afferma, e questo ne terremo assolutamente conto, che gli Stati membri devono tener conto degli aspetti sociali, economici e culturali connessi. E poi questa previsione risulta coerente con la direttiva SMAV, ove si sottolinea che i servizi media hanno una duplice natura economica e culturale, per cui non devono essere trattati come dotati esclusivamente di valore commerciale. Ora, è uno scenario sicuramente molto aperto. Il futuro posizionamento della tecnologia può ulteriormente incidere sul destino delle risorse della piattaforma del digitale terrestre e poi c'è l'ombra del 5G che sta alle nostre spalle. Quale può essere allora dunque il ruolo nel nuovo scenario tecnologico del digitale terrestre? Partiamo dai punti di forza. Non c'è dubbio che il digitale terrestre è il vero servizio universale nel campo della televisione. Il digitale terrestre offre un bilanciamento fra contenuti di qualità e accesso libero più di ogni altra piattaforma e realizza quegli obiettivi che sono la garanzia della libertà, del pluralismo, dei mezzi di comunicazione televisiva, realizza l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità dell'informazione, la tutela del diritto di autore e della proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse tendenze, opinioni, politiche, culturali, sociali e religiose. Ora però i cambiamenti descritti impongono sicuramente un ripensamento di questo sistema. A meno di non voler confinare appunto la piattaforma al ruolo di strumento meramente sociale, occorre conservarne l'appetibilità
per i fornitori di contenuti, cioè è un obiettivo possibile solo garantendo un percorso di crescita però di quelle che sono le modalità di fruizione e di qualità delle immagini. Se il primo requisito sarà possibile realizzarlo magari attraverso un rapporto più stretto con le TV ibride, per garantire il secondo occorrerà indirizzare il settore verso un modello sostenibile in cui le caratteristiche delle reti, il loro numero e quello degli attori in campo consenta di efficientare lo sfruttamento di quelle che sono le risorse spettrali. Non è facile trovare una sintesi in questo quadro, ma non è altrettanto possibile immaginare un sostanziale mantenimento dello status quo, che è fatto da operatori di settore che restino ancorati ai successi passati della piattaforma e che non ci si ponga appunto un problema. Ecco perché io vorrei cercare di approfondire questi aspetti, passando ora la parola ai relatori, per capire se vi sono le prospettive, le opportunità di business per il digitale terrestre alla luce di questi che sono i descritti futuri scenari tecnologici e di mercato. E adesso apriamo il dibattito. Saluto il Presidente Casellati, che so che ha un impegno. Grazie Presidente, per la tua presenza. Allora, cominciamo dal presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. Nello scenario futuro, che è sempre più affollato di operatori anche globali, quali sono, a suo avviso, i valori editoriali, le strategie di offerta che consentiranno alla TV digitale terrestre di mantenere il ruolo, il proprio ruolo e soprattutto il modello di sostenibilità economica? Vabbè, intanto si è già detto molto, anzi quasi tutto, sul digitale terrestre, la sua copertura, il fatto che è quello più visto, il fatto che il 70% circa delle persone che guardano televisione si servono soltanto dalla piattaforma digitale terrestre. A me piace ricordare qui, proprio anche per il momento politico che stiamo vivendo, come è nato il digitale terrestre. Forse non ci ricordiamo che era uno degli ultimi atti del governo Amato. Siamo nel 2001, siamo nella primavera del 2001 e una cosa molto importante da sottolineare che ormai credo sia dimenticata, come si è fatto il digitale terrestre, cioè si è permesso il trading delle frequenze. Adesso che si parla tanto, poi non, le parole si sprecano, il collettivismo, il fascismo, tutti gli ismi possibili li tirano in ballo, però gli attori pubblici e privati, perché anche la RAI ha investito molto nelle frequenze, io ricordo che noi in quel periodo abbiamo investito 700 milioni di euro, parte in frequenze e parte per adeguarci come contenuti alla domanda che si allargava. Allora, è stato detto molto bene, quindi proprio a volo d'uccello, la copertura del territorio, i format sia anche internazionali, quindi contenuti di primissimo ordine. Da sottolineare adesso che si parla di giornalisti come, vabbè, non dico la parola perché è un po' così, ma magari qualche volta è anche appropriata, però che si parla di giornalisti così, quelli che lavorano in tutte le televisioni che sono qui rappresentate, sono tutti dei professionisti seri, e la prima cosa è il professionista, qui abbiamo dei grandi professionisti, se uno è serio, se uno è un farlocco, se uno è un venduto, se uno è di quelli che sono sdraiati, eccetera, eccetera. Non è un professionista. Io ho avuto la fortuna di lavorare con un signore che è seduto in prima fila, che è un principe del giornalismo e che non aveva contro il signor Gianni Letta. E quando faceva il giornalista, il direttore al Tempo, non aveva contro della gente che parla. Aveva contro la gente che sparava e ne ammazzavano quasi uno al giorno. E poi io ho lavorato anche con un certo Montanelli, vabbè, basta la parola, no? Ecco, quindi il ricordare come si è nati, che cosa si fa, i contenuti che facciamo, anche la nostra apertura tecnologica, perché da noi si trova tutto, da noi abbiamo fatto l'online, siamo nello streaming, i nostri contenuti sono coniugati nelle varie forme attuali, moderne, eccetera, eccetera. Siccome abbiamo 5 minuti e non mi piace neanche parlare troppo, io vorrei invece
detto tutto quello giusto da dire, eccetera, eccetera, le criticità. Il Presidente Cardani ha parlato prima di alcune nuvole, cominciata dal Big Cloud, dalla grande nuvola che ci impronta tutti quanti. Detto anche per il contenuto nostro di quanto sia importante per la pubblicità, perché poi siamo gente che vive di pubblicità, a parte la RAI che ha anche il canone, ma se no, ecco, viviamo di pubblicità. Il mezzo più forte, e qui ci saranno anche dei pubblicitari probabilmente qui dentro, è ancora la televisione generalista, che se ne dica, come ricordo, come campagna. D'altra parte la prova che anche i Google e gli Amazon vengono sulla televisione generalista a fare la pubblicità, più provata di questa. Ma veniamo ai punti dolenti del nostro momento. Intanto non ci sono più 3 miliardi, scusate, di pubblicità, che sappiamo dove sono andati. Allora, che ci sia, qui noi ci possiamo scannare, avrò anche qualche parolina per la RAI, come ci siamo scannati in tanti periodi con Zappia, eccetera, eccetera. Ma tutta questa gente paga le tasse. Alla fine dell'anno, quando hanno fatto il bilancio, poi la scadenza di maggio e poi quella di novembre, e pagano fiori di tasse. Qui c'è della gente che non paga un accidente. C'è della gente che non ti fa neanche sapere, perché sono opachi di natura, non ti fa neanche sapere quanto hanno. Perché noi diciamo che forse è 1,5 miliardi, 2 miliardi o addirittura 3 miliardi quello che viene sottratto. Non parliamo poi dei contenuti, perché noi abbiamo 3.000 regole. Se si vede un capezzolo per sbaglio su una delle nostre reti, viene giù il mondo, si scatena, anche il Vaticano magari, no? Beh, forse no, non si è mai scatenato per quello. Però l'Istituto dei Minori, tutte queste cose si scatenano. Là c'è la pedofilia, 1 su 4 va a cercare cose di sesso. 1 su 10, credo, si occupa di... Niente, non c'è nessuna... In Europa, tanto per parlare inglese come fa Martuscello, il level playing field. Ma che cosa è? È avere le stesse regole tutti quanti. Qui no, abbiamo i limiti di un certo tipo, di pubblicità, eccetera, eccetera. Non sto a elencarli, perché sennò perdiamo tempo. Ma questi che non hanno, quindi, non pagano le tasse. Fanno una campagna, che l'ultima campagna a Bruxelles sul copyright è stata veramente un qualche cosa di orribile. Perché è orribile anche sotto il profilo della deontologia, minacce ai parlamentari europei. Incredibile. Terzo, sapete quanti sono quelli che lavorano per Google? Sono 200. Quelli che lavorano per il nostro settore sono 27-28 mila diretti e sono 100 mila con gli indiretti. Quindi questa sproporzione va affrontata tanto. Adesso qui siamo in casa degli arbitri. Certo che gli arbitri devono fare i conti col regolamento e non è soltanto, e non avete neanche la VAR poi, voi che fate l'arbitro. Però bisogna intervenire. Bisogna intervenire, perché sennò la creatività italiana, gli autori, tutti questi, niente, cambieranno mestiere, così cambieranno mestiere i giornalisti e così via. Poi, tanto per finire, perché ho già sforato, l'ultimo, last but not least, è il famoso dumping della RAI. Qui lo dico a una persona che è appena arrivato e che quindi non ha nessunissima colpa, però lo dico a lei perché le ponga rimedio. Non si può vendere la propria merce, buttarla alla disperata così sul mercato, facendo sconti del 90-95%, quando poi si ha anche la riserva del canone, che ormai il canone, essendo in bolletta, non ha più quel tasso di evasione che aveva una volta. Ma io dico proprio sotto il profilo commerciale, tu puoi fare la promozione facendo il 70% di sconto se vendi le saponette o se vendi prodotti di bellezza o altro. Perché? Perché sai che aumenti la produzione e non è il problema. Qui abbiamo la merce contingentata, cioè noi abbiamo il 15% globale, abbiamo il 18% orario, loro hanno il 4% globale e hanno il 12% orario. Vuol dire proprio buttare via la merce, e si fa presto ad abbassare un prezzo, perché ci vuole 5 minuti, ma a recuperare un prezzo sul mercato è una fatica di Sisifo. Quindi anche qui l'appello all'arbitro, magari fatevi aiutare dalla VAR o non so, da qualche cos'altro, però fatelo. Grazie. Grazie. Numerose suggestioni da parte del Presidente Confalonieri, non so se poi il Dottor Salini vorrà recuperarle, ma comunque ci sarà poi modo magari in confronti anche diretti.
Una domanda al dottor Dolores, vicepresidente di Discovery Italia. Discovery è entrata nel mercato italiano molti anni fa come editore pay, per poi lanciare numerosi canali tematici e un editore puro. Ora, come vi ponete voi di fronte alla possibilità di sviluppo della piattaforma del digitale terrestre e alla fase di passaggio al DVB-T2, così come alla concorrenza del digitale terrestre con le altre piattaforme? Buongiorno a tutti, sì, provo a rimanere dentro i 5 minuti perché la domanda, lo spunto è interessante. Molto è stato già detto appunto già nelle relazioni precedenti. Come lei ricordava, commissario, Discovery arriva in Italia ormai più di 20 anni fa, nel 1997, con un modello di business molto, molto definito, cioè quello della creazione di canali pay a pagamento, venduti sostanzialmente, distribuiti sulle piattaforme a pagamento. In Italia, con un'innovazione che avviene sostanzialmente a livello di gruppo, in maniera importante, a partire dal 2010 in poi, avviene una differenziazione del business di Discovery, per cui ai classici canali contraddistinti da brand globali distribuiti in tutto il mondo si affiancano canali distribuiti in modalità gratuita sul digitale terrestre con brand locali anche unici, diciamo, per l'Italia, con tematicità specifiche e targettizzate per il nostro territorio, con uno sforzo produttivo notevole di localizzazione del business, circa 800 ore prodotte, con un indotto che vede oggi circa 300 persone lavorare per il nostro gruppo in Italia, con una media di età decisamente sotto i 35 anni, più appunto un indotto che porta poi a quasi 500 persone. Questo avviene perché, diciamo, l'impostazione di Discovery è quella proprio di essere un editore puro, tecnologicamente neutro. Siamo presenti in tutto il mondo, su tutte le piattaforme, anche oggi in Italia appunto siamo presenti su tutte le piattaforme, dal satellite, dal digitale terrestre all'OTT. Tutto questo per dire appunto che il nostro approccio, il nostro punto di vista ci porta sempre a guardare in maniera molto attenta all'aspetto tecnologico, all'aspetto della piattaforma distributiva. Non possedendone una, non controllandone una, dobbiamo valutare quale risulta la più efficace, la più efficiente per il nostro business. Sicuramente da questo punto di vista, come dicevo, questa rapida rassegna ha dimostrato, il digitale terrestre lo è stato in Italia, ha rappresentato la piattaforma che ha portato grandi opportunità di crescita. Come è stato già detto, oggi nella nostra posizione ci poniamo la domanda se il digitale terrestre può essere ancora questa piattaforma e appunto quale nel futuro. Dal nostro punto di vista, diciamo, viviamo questo momento di passaggio con grande attenzione, perché è sicuramente un passaggio molto delicato dal punto di vista proprio puramente tecnologico operativo, dal punto di vista normativo, dal punto di vista regolamentare. Sappiamo che c'è una fase di transizione in corso che potrà cambiare notevolmente lo scenario, e che sostanzialmente ci sono due processi che vanno adesso a convergere, che sono da un lato, come si diceva prima, il refarming e rilascio della banda 700, dall'altro il passaggio allo standard di trasmissione del DVB-T2. Nella nostra posizione quindi solo due punti risultano in questa fase quelli cruciali e che quindi possono consentirci di guardare avanti, come dire, con ottimismo. Un primo punto è sicuramente quello della contestualità dei due processi che ho appena citato, cioè il rilascio della banda 700 e quindi la riduzione di capacità trasmissiva a disposizione anche degli editori puri, degli editori terzi come siamo noi, deve necessariamente avvenire in maniera contestuale alla transizione a un nuovo standard di trasmissione, che può consentire al tempo stesso l'allargamento e il recupero, diciamo, di questa capacità. Questo perché? Perché il mercato delle reti, il business delle reti inevitabilmente influenza poi il mercato a valle dell'offerta dei contenuti televisivi e dei canali televisivi, e quindi laddove questi due processi non andassero di pari passo, ci fosse questa sorta, diciamo, di
formale, diciamo, compensazione tra i due processi, ci potrebbe essere, come dire, delle ricadute negative tra il mercato a monte e il mercato a valle. E questo, diciamo, è un primo passaggio, se vogliamo, in un'ottica più conservativa o difensiva. In un'ottica invece più di crescita e di opportunità, appunto, del business, per far sì proprio che il digitale terrestre possa ancora essere nel futuro una piattaforma competitiva, noi oggi rileviamo, essendo un editore multipiattaforma, e vado veramente a concludere, che la competizione non avviene solo tra gli operatori televisivi all'interno di una piattaforma e quindi solo tra le diverse offerte televisive, ma la competizione oggi avviene anche tra le diverse piattaforme, cioè ci sono piattaforme che per la loro tecnologia risultano inevitabilmente, se vogliamo, più attraenti, più competitive, più appetibili, con una maggiore disponibilità di servizi, e anche noi, come dire, da questo punto di vista non disdegniamo e le utilizziamo. In questa fase dunque di passaggio il digitale terrestre può ancora rappresentare la tecnologia più importante e prevalente, proprio se riesce a recuperare questa sorta di gap di competitività che oggi ha rispetto alle altre piattaforme. Mi riferisco, come appunto si citava, all'offerta di contenuti televisivi in HD, all'offerta di servizi di interattività, all'offerta di servizi, alla possibilità di offrire servizi potenzialmente a valore aggiunto come la Catch Up TV o anche, seppur limitati, cataloghi on demand. Tutte potenzialità che oggi non sono tecnologicamente possibili con il digitale terrestre. Come può avvenire questo? Necessariamente deve avvenire attraverso un uso efficiente della risorsa. La capacità trasmissiva è una risorsa scarsa, una pianificazione, un impianto regolamentare che tenga conto di queste esigenze e che quindi riesca a transitare il digitale terrestre in questa nuova fase sicuramente può consentire per gli editori nuove e migliori opportunità di business e anche una maggiore qualità poi per tutti gli utenti che utilizzano oggi il digitale terrestre, come abbiamo detto, sono ancora oggi la stragrande maggioranza. Bene, grazie dottor Dolores, quindi un messaggio comunque di ottimismo, nonostante tutte le regole siano chiare. Invece al dottor Ghigliani vorrei chiedere, introdurre un elemento che è un po' il convitato di pietra di questa nostra riunione, no? Gli OTT. In che senso? Allora, i talk show politici sono stati sicuramente un tratto distintivo della piattaforma digitale terrestre, la 7 è sicuramente stata una delle emittenti che ha utilizzato questo format con maggiore successo. Ora, in ragione dell'utilizzo di internet anche come mezzo di informazione politica, ritiene che questi formati, più in generale la piattaforma digitale terrestre, conservi ancora un ruolo preponderante, importante per questa modalità di comunicazione, per questa tipologia di comunicazione, quella dell'informazione politica? Grazie e buongiorno a tutti, ma sicuramente sì, il format del talk show ha un ruolo fondamentale nel soddisfare il bisogno informativo, specie in una fase così complessa, cioè da un punto di vista dello scenario politico, nazionale e internazionale, tant'è vero che è un format che è utilizzato a tutte le reti anche quando si avvicinano a un approccio più basato sull'informazione. In questo periodo l'abbiamo sentito in vari interventi in cui la digitalizzazione, la convergenza dei media ha creato veramente una abbondanza di piattaforme, di fonti, di canali di distribuzione. Noi dobbiamo far fronte con il tempo necessariamente scarso che ha lo spettatore per selezionare, per vagliare le proprie fonti, tra l'altro appunto anche tenendo conto di un fenomeno che il recente rapporto sulla comunicazione del Censis indica come preoccupante anche nel percepito dei cittadini, che è quello delle fake news, che viene considerato come uno dei principali problemi nell'era digitale per il 40% degli italiani, e tra l'altro su cui l'autorità ha un tavolo aperto, molto importante, con tutti gli operatori del settore. Quindi la rete, si sa, tende a appiattire, a confondere le fonti e quindi a rendere particolarmente oneroso per l'utente la ricerca di percorsi credibili, affidabili. La televisione tradizionale, chiamiamola così, assolve ancora
pienamente a questo compito, quello che viene riconosciuto alla SET in modo particolare dal pubblico è quello di saper svolgere questo ruolo di bussola tra le tantissime fonti di informazione, tra le tantissime opinioni, i fatti, quindi svolgendo quella funzione di mediazione che è ancora fondamentale, basata proprio sulla fiducia nel lavoro giornalistico, serio, credibile, affidabile, che sottolineava prima il Presidente Confalonieri, trasparente, meticoloso, aperto a tutte le opinioni, ma con una grande capacità di approfondire. E quindi questo è per il cittadino una fonte fondamentale di orientamento, di comprensione della realtà, specie in fasi complesse come queste. Questo è il valore fondamentale che viene attribuito ancora alla TV tradizionale nel complesso, sempre in questa ricerca che ho citato, la TV assieme alla radio sono considerate ancora i media più affidabili dal 65% della popolazione. È un dato interessante che è una percentuale molto alta anche sui giovani, anche sulla popolazione under 30, quindi questo è un dato di fiducia anche per il futuro. Quindi in generale come media, alla SET in particolare, che si è costruita nel tempo questa vocazione, questa credibilità, viene riconosciuta in maniera specifica. Questo comporta anche uno sforzo produttivo importante, essere sempre accesi, sempre sul pezzo, però ci ha portato, se vediamo anche i risultati di ascolto quest'anno, sono particolarmente importanti per la SET. A ottobre siamo cresciuti del 40% nella giornata, del 50% in prime time, siamo la rete che in assoluto cresce di più in termini di ascolto, è quella che dalle ricerche che effettuiamo viene percepita la migliore offerta, il miglior offerta informativa, e quindi che soddisfa maggiormente il proprio pubblico in questo senso. Certo che assistiamo ovviamente alla diffusione di piattaforme, di modalità di fruizione, quindi quello che noi vediamo è che comunque la fonte informativa televisiva mantiene una sua centralità. Cambiano poi le modalità di accesso a questa informazione, quindi si accede a questa informazione al di là della modalità tradizionale televisiva, anche attraverso tutti quelli che sono i device cosiddetti TV non nativi, quindi come ad esempio gli smartphone. La ricerca dell'osservatorio social dice che ovviamente questo è il mezzo più utilizzato dai giovani, ma che la maggior parte di questi lo usa anche per la fruizione di contenuti informativi televisivi. Quindi questo è un altro elemento di prospettiva, cioè di centralità dell'offerta informativa televisiva con un processo di ibridazione, chiamiamo così, su tutti i vari piattaforme e tutti i device. E in prospettiva poi, specie per chi svolge questo ruolo, mi riallaccio a quanto accennato il Presidente Confalonieri, sicuramente è fondamentale ridurre l'asimmetria regolamentare tra la televisione e l'online. Questo è veramente una priorità assoluta, ricordava prima il Presidente Confalonieri, il carico normativo regolamentare in capo agli operatori televisivi è veramente pesante, direi anacronistico, legato ancora a un retaggio della vecchia televisione analogica. Il Presidente Confalonieri ha ricordato per esempio i termini dell'affollamento, della comunicazione commerciale. Io aggiungerei uno che ci sta particolarmente a cuore, come sa bene il Presidente Cardani, la regolamentazione sul pluralismo dell'informazione in periodo elettorale, quindi la cosiddetta par condicio, che per noi andrebbe riformata completamente, gli obblighi di programmazione e di investimento, la tutela di minori. Ecco, sono tutti capitoli che a nostro giudizio vanno sicuramente affrontati dall'autorità regolamentare.
L'altro aspetto, sempre in prospettiva, è quello della poi corretta remunerazione dei contenuti diffusi online, quindi il tema del copyright e la tutela quindi degli investimenti degli operatori che, come la 7, investono su contenuto informativo, contenuti di qualità, però vedono poi un utilizzo sul web molto molto diffuso. Quindi questi sono i temi anche di prospettiva che ci attendono. Temi attendi che non sono pochi e sono soprattutto molto molto rilevanti e problematici. E sicuramente un problema in più per il nuovo amministratore delegato della RAI è quello del rilascio della banda 700 e della conseguenza di transizione al DVB-T2, la RAI che ha la missione di servizio pubblico, appunto, come farà a garantire, come intravede il ruolo della RAI servizio pubblico in questo scenario di novità tecnologica? Allora, mi sentivo un po' tirare per la giacchetta, anche se, quindi una brevissima nota al Presidente Confalonieri. E magari avremo modo, come dire, in altre sedi e in altri momenti di affrontare il tema, però per quanto riguarda la RAI, come dire, le pratiche di dumping credo risalgano a un bel... Come... Lei non c'è. No, ma comunque attualmente, come dire, attualmente... La... No, poi... attualmente ci sono ancora. Vabbè, ricorreremo alla VAR, ricorreremo alla VAR e poi insomma non vorrei che... finisse insomma la VAR, il famoso gol di Turone, per chi adora e segue il calcio, probabilmente se ci fosse stata la VAR oggi la storia calcistica sarebbe diversa, e lo dico da tifoso interista. Scusate, era una piccola digressione, ma entro nel merito diciamo della domanda. Una breve riflessione introduttiva però per comprendere lo scenario. Allora, il digitale terrestre, lo ricordavano prima, ha avuto, come dire, una fase di crescita veloce, rapida, quasi tumultuosa. Io credo che al di là della moltiplicazione dell'offerta, quindi del servizio che tutti gli operatori qui presenti al tavolo hanno portato ai cittadini, c'è un altro spunto da sottolineare. Il digitale terrestre è stato il primo motore, a mio avviso, di un cambiamento per quanto riguarda le modalità proprio di consumo del prodotto televisivo. Si è passati da una abitudine, diciamo, verticale, da una logica verticale tipica dei canali generalisti. L'estensione dell'offerta ha sostanzialmente consentito all'utente televisivo di andarsi a costruire le cosiddette, come dire, menu mediatici o dieta mediatica, e in qualche modo ha anticipato oggi quella che è la modalità di linguaggio dei cosiddetti tech giant, ovvero i vari, tutti gli operatori che operano nell'OTT, diciamo. Allora, quindi ecco perché interrogarci sulle prospettive di una piattaforma tecnologica dal perimetro nazionale e dall'avvenire apparentemente già segnato è sicuramente un'operazione, è una riflessione che dobbiamo fare e che coinvolge tutti gli operatori del settore. Io credo che la risposta vada trovata nel posizionamento dei principali operatori del sistema all'interno del mercato e nelle loro prospettive di sviluppo. In Italia, infatti, la piattaforma del digitale terrestre è un mercato particolarmente dinamico e rilevante e vede il confronto di tutti i più importanti player del settore. Se operatori e istituzioni sapranno interpretare nel modo più opportuno questo fondamentale momento di transizione al DVB-T2 attraverso adeguati investimenti e norme appropriate, l'Italia arriverà nel tempo a competere nel mercato online con aziende economicamente più solide, contenuti più pregiati e attrattivi, affrontando con più forza e fiducia le sfide che pongono le grandi multinazionali del web. Servono quindi già oggi norme e regole in grado di valorizzare al massimo gli investimenti in tecnologie e contenuti che i broadcaster dovranno necessariamente disporre nei prossimi anni in questo mercato, in modo da consolidare processi che stanno portando tutti i broadcaster tradizionali ad evolvere verso un modello di digital media company.
La creazione di maggiore valore all'interno del mercato del digitale terrestre è un obiettivo di sistema di grande rilevanza e avrà come conseguenza impatti positivi su tutto il settore audiovisivo nazionale, dalla produzione dei contenuti fino alla loro diffusione online attraverso nuovi operatori. Ritorno alla domanda, ovvero al rilascio della banda 700 e alla conseguente trasmissione al DVB-T2. Premetto innanzitutto che ritengo di grande rilievo e importanza le osservazioni che l'Agcom ha portato alcuni mesi fa all'attenzione del Governo, chiedendo chiarimenti e sostanzialmente nuovi interventi legislativi. Per quanto riguarda invece il ruolo del servizio pubblico, credo sia opportuno evidenziare che con l'avvento del nuovo sistema tutta l'offerta della RAI dovrà essere trasmettibile in HD e in prospettiva in Ultra HD, senza limitazioni di sorta. Occorre in pratica rendere più fluidi i processi di transizione tecnologica, senza tuttavia rischiare di far perdere valore al mercato e agli operatori, che con una capacità trasmissiva non adeguata non potranno valorizzare al massimo la multicanalità e i servizi appunto come l'HD. E cosa ancora più importante, creare eventuali disagi ai cittadini. Solo a queste condizioni la RAI potrà continuare a proporre tutta la propria offerta di programmi e servizi con una qualità adeguata a seguire e a fronteggiare la concorrenza degli operatori privati, anche quella degli OTT. Quindi la vera sfida per RAI in questa fase sarà quella di saper coniugare servizio universale e innovazione. Dovremo essere in grado di diversificare la nostra offerta per seguire le nuove modalità di fruizione e gli stili di consumo e allo stesso tempo difendere la nostra leadership tecnologica che rappresenta uno strumento di modernizzazione per l'intero comparto audiovisivo italiano. Investire sempre più in contenuti in grado di viaggiare, di varcare confini, di arrivare anche in mercati esteri e investire contemporaneamente in servizi come RaiPlay si muovono assolutamente in questa direzione. Coniugare tecnologia e contenuti è uno dei principali obiettivi che la RAI si pone. Dovremmo essere inoltre in grado di cogliere opportunità legate allo sviluppo della tecnologia 5G, come ricordavano anche i precedenti relatori, costruire servizi di rete innovativi e proiettare la comunicazione verso la realtà aumentata, la realtà virtuale, ad esempio in settori come lo sport e l'educational. La RAI dovrà quindi dotarsi di una strategia multipiattaforma basata su un posizionamento dinamico, ovvero ricercare l'innovazione su tutte le piattaforme, esprimere la propria dimensione di servizio pubblico sia nell'offerta lineare che on demand, mirando al contempo all'universalità e alla personalizzazione del servizio. Perché se c'è una cosa che dobbiamo sempre avere bene in mente è che la RAI non può lasciare indietro nessuno o fuori dalla porta. Grazie. Grazie. Quindi la RAI come vero e proprio servizio universale, oltre che servizio pubblico. Grazie. Il dottor Tacchia, CEO di CiliTV. Ora, in considerazione della vostra esperienza, come ritenete si possa arginare lo strapotere dei colossi statunitensi? Ed è inoltre plausibile un vostro ingresso nel digitale terrestre secondo il modello di distribuzione dei contenuti? Innanzitutto volevo ringraziarvi per questa opportunità, perché evidentemente sono in mezzo a mostri sacchi e per un ordine alfabetico sono tra Rai e Sky, capite che CiliTV, forse probabilmente pochi sanno in sala chi siamo e quindi magari dedico due minuti a spiegare che cos'è la nostra azienda e poi a rispondere alla domanda. La nostra azienda nasce da un'idea imprenditoriale, mia sostanzialmente, e da un viaggio fatto negli Stati Uniti. Siamo un'azienda nata nel 2012 in Italia, siamo cresciuti tanto, abbiamo un paio di milioni di clienti, operiamo in 5 paesi, quindi anche in Inghilterra, in Germania, in Austria e in Polonia. Quest'anno faremo circa 30 milioni di fatturato, ma soprattutto siamo stati in grado, grazie alle idee, all'innovazione che abbiamo messo in campo, di attirare gli investimenti di 5 studios americani nel capitale di Cili. Quindi hanno investito Warner Bros., Paramount, Fox, Sony Pictures e Viacom. E poi Disney compra Fox e quindi pure la Disney, quindi metto pure questo. E questo è un po' il profilo della nostra azienda. Come si fa a fermare i colossi statunitensi? In realtà credo che non si possa. E lato mio sicuramente non posso immaginare
un ragionamento di questo genere, ma posso girarlo dall'altra parte, pensare come posso attaccare in qualche maniera per essere al servizio. In più, avendo 5 studios americani e il capitale, evidentemente non posso mettermi dalla parte nel ragionare di come evidentemente fermare i colossi statunitensi. E come si fa? L'idea imprenditoriale mia e la costituzione di questa azienda nasce nel 2009, quando in un viaggio in America cercando di ricostruire un po' l'offerta e servizio che erogavamo in Fastweb, ebbi la fortuna di incontrare 5 aziende. Queste aziende, tranne una, stavano in una dimensione che era più piccola di questa sala, evidentemente anche con caratteristiche molto differenti, i famosi, diciamo, garage o customer care. E i fondatori di queste aziende sono nell'ordine Roku, che è appena stata quotata a circa 4 miliardi di dollari, Hulu, che ha le medie nel capitale con un valore di circa 9 billion, Netflix, che esprime più o meno 100 volte l'EBITDA come valore, e Voodoo, di cui il fondatore oggi è membro del nostro consiglio di amministrazione e un piccolo azionista della nostra società, che vendette l'azienda a Walmart dopo 2 anni a 200 e rotti milioni di dollari. Allora, mi viene che la lezione viene tutta da qua. E soprattutto la risposta sta in un pezzo della domanda, i colossi americani. Il concetto è il colosso. Probabilmente per battere un colosso bisogna innovare, essere veloci, essere concentrati, essere determinati. E quando mi si chiede come hai fatto questa azienda, semplicemente non mettendo tanto, mettendo tutto. Questo è il punto. E quindi cercando di essere molto rapidi, veloci, determinati. Ho lavorato prima di costruire questa azienda in 4 aziende enormi, Unilever, Disney, fast food meno enorme ma grande comunque, e la lentezza dei processi, quello che succede tra l'ideazione e l'implementazione, che viene maneggiato spesso e volentieri da tanti interlocutori, fa sì che purtroppo i tempi di realizzazione siano molto bassi. Ecco, questo è stato un po' quello che abbiamo applicato e come stiamo cercando di fare. Cercare di essere rapidi, determinati, molto focus, e cercando di far sistema. Ora un po' anch'io metto uno stimolo sul tavolo, visto che siamo riusciti, molto piccoli, con le spalle molto piccole, a far sistema negli Stati Uniti. Potevamo farlo anche in Italia e in Europa, ma non ci siamo mai riusciti, vi assicuro che il mio è stato quasi uno stalking, non c'è stato verso. Ora ci sono tante opportunità, e perché no, invece di difendere, attaccare, costruendo qualcosa di nostro da portare in giro per il mondo? Non sto parlando di Cili, parlo come gli OTT. L'OTT di fatto è qualcosa che applicano tutti, nel mio caso l'OTT paga anche le tasse in Italia. Certamente si può sfruttare queste leve, che sono leve non tanto di tecnologia, ma sono leve di skills, leve fatte da un fattore umano soprattutto, e sono sicuro che in Italia c'è molto fattore umano su cui investire. Questo è un po' il mio spunto. La seconda domanda era se siamo interessati a entrare nel digitale terrestre. No. No, nel senso che l'esperienza che potremmo erogare eventualmente la linearizzazione del contenuto offerto tramite le piattaforme, che per l'utente finale evidentemente ha un risultato simile. Non ci metteremo a fare un mestiere che per noi è troppo costoso, differente, distante e impegnativo, e quindi sempre rimarremo concentrati su quello che pensiamo di poter fare bene e che pensiamo poter fare meglio in futuro. Grazie dottor Tacchia, mi pare che le idee siano molto chiare. Adesso la parola al dottor Zappia, amministratore delegato di Sky. E Sky, al contrario, sta puntando molto sul digitale terrestre, forse è un po' una scelta atipica. Questa strategia, quella di Sky, con questa strategia la società intende offrire un approccio multipiattaforma che rappresenta un po' il futuro modello di business anche per gli OTT, oppure inizia a pensare progressivamente all'utilizzo di nuove tecnologie? Intanto buongiorno a tutti, molto è stato già detto, molti spunti interessanti, ne proverò a riprendere anche un paio. Per rispondere direttamente a questa domanda, il punto è abbastanza semplice per la nostra cultura, perché noi siamo un consumer business, quindi siamo guidati dai nostri clienti ed è nostro dovere essere laddove i clienti ci vogliono. Oggi l'essere multipiattaforma, se si vuole raggiungere un numero più elevato possibile di utenti, è un elemento fondamentale, perché non è tanto un'impostazione industriale, guarda il contenuto qua, te lo impongo io, quanto a far guidare il consumatore, che alla fine è quello che guida le decisioni poi delle aziende.
In quest'ottica, evidentemente, il digitale terrestre ha una sua funzione, però in una segmentazione di offerta che prevede una presenza su tutte le piattaforme. E ognuna di queste piattaforme, in realtà, io non le vedo tanto in competizione tra di loro, quanto in maniera complementare tra di loro e ogni tanto anche integrate tra di loro. È ovvio quindi che il digitale terrestre per noi, avendo per i punti di prima copertura molto larga nel paese, di fatto raggiunge quasi la totalità degli italiani, costi di attivazione molto bassi, si presta particolarmente bene a un'offerta di ingresso più semplice, prevalentemente lineare, a un prezzo più basso. Dopodiché, in realtà, questa offerta si può segmentare per un consumatore che ha più esigenze, vuole vedere più contenuti, vuole vederli on demand. Tornerò su questo tema perché la linearità copre soltanto un pezzo della domanda di contenuti del cliente, la volontà di vedere quando voglio, dove voglio, certi contenuti sta diventando sempre più pressante. Ecco quindi che noi operiamo da sempre, come sapete, sul satellite, operiamo via internet, oggi abbiamo un box plug and play che si attacca alla fibra di casa, di chiunque sia, io posso vedermi Sky al completo e più recentemente anche sul digitale terrestre, proprio con l'obiettivo di allargare. Noi non possediamo nulla, non possediamo infrastruttura, affittiamo tutto, affittiamo banda satellitare, affittiamo banda digitale terrestre, operiamo su internet. Come vediamo questo in futuro? Io vedo il digitale terrestre avere ancora un ruolo importantissimo nel futuro e avere nel lungo periodo, ma è un ruolo che io credo sia concentrato sull'offerta core di televisione e in parte lo si vede anche nei trend delle audience, no? Dopo questa crescita appunto, no, molto forte iniziale con la creazione di tanti canali, la scoperta da parte degli utenti di questi canali nuovi e segmentati, recentemente abbiamo visto un ritorno sui canali generalisti più importanti delle audience, quindi una riaggregazione. Insieme a questa evoluzione abbiamo trovato un suo naturale equilibrio col tempo e i canali di Rai e Mediaset in particolare oggi, no, rappresentano un elemento di grande importanza per l'utente. E credo che quella segmentazione per canale che è stata fatta con questa ricchezza in futuro verrà largamente sostituita nel long tail o dalla parte via internet o dalla parte on demand, fenomeno che già vediamo accadere in altri paesi e anche da noi. Quindi sostanzialmente noi ci poniamo in maniera neutrale dal punto di vista tecnologico, in maniera invece fortemente concentrata sul consumatore, DTT importante con un ruolo però secondo noi molto chiaro se vogliamo continuare ad investire, peraltro in un concetto di ibridizzazione. Oggi il nostro box satellitare di fatto è satellite e internet, il nostro box internet è internet digitale terrestre, riceviamo i canali di Mediaset Pay per esempio via digitale terrestre sul box IP, così come stiamo vedendo una domanda dei clienti digitale terrestre Pay di avere on demand e quindi a dicembre lanceremo Sky Go anche per loro. Nessuno ormai si sente, soprattutto in ambito Pay, volersi chiudere. Tutti vogliono aprirsi e avere tutto. Il cliente è veramente a questo punto estremamente esigente. Chiudo su un punto perché credo che tutto il tavolo abbia un grande elemento in comune e si orienta molto anche verso l'arbitro, verso l'agico, come chiedendo aiuto, una grande mano, e cioè la protezione dei nostri contenuti. Perché, guardate, la distribuzione, troveremo il modo per distribuire i contenuti. No, qualunque sia la tecnologia, investiremo, l'abbiamo fatto, continueremo a farlo, eccetera. Ma al centro ci sono quelle che il Presidente Confalonieri ha ricordato prima, un level playing field necessario di regole che non solo impedisca a qualcuno che non è a questo tavolo di non pagare le tasse e competere in maniera, avvantaggiata, ma soprattutto che non ce li rubino. Perché la pirateria è flagellante ed è veramente un elemento critico. Dimentichiamoci Cristiano Ronaldo, dimentichiamoci creatività italiana. La Pay ha portato investimenti aggiuntivi, contenuti come Gomorra che stanno viaggiando in giro per il mondo e altri stanno arrivando. Ma senza il rispetto ed evitare i furti, evitando che oggi persone normali, no, professionisti, sentano come un'abitudine serena e fattibile pagare 10 euro alla criminalità per guardare a casa tutto quello che vogliono, senza un intervento severo, dimentichiamoci tutto. Perché migliaia di persone, creativi, operatori, tecnologie, giovani, anziani, giornalisti, tutti vivono su un mercato che vive di pubblicità, canoni e pay TV. E dobbiamo difenderlo totalmente perché altrimenti tutto il resto non avrà un futuro. Grazie, grazie, dottor Zappia.
focalizzato la risposta su più aspetti. Io vorrei riprendere questo secondo giro di tavolo rilanciando e cominciando proprio da lei. E per quanto riguarda l'IPTV, Sky ha raggiunto recentemente un accordo con Open Fiber. E questo tipo di l'ho fatto per presentare i servizi video on demand su banda larga. Questo tipo di business nel Regno Unito funziona molto bene. Ora, questo che cosa significa in prospettiva? Che Sky inserisce questo elemento come ulteriore tassello di una, diciamo, attività di competizione multipiattaforma, o Sky intende diventare una vera e propria media company? Allora, entrambi i punti. Oggi la domanda delle famiglie italiane per la fibra è molto forte. Noi vediamo, abbiamo collaborazioni con quasi tutti gli operatori, collaboriamo con Fastweb, con Telecom, con Vodafone, con Wind, e vediamo che la domanda di accesso ai contenuti, alla banda larga, ma in generale l'utilizzo della banda larga dentro casa, è estremamente, estremamente elevata. La banda larga diventa perciò, la fibra in particolare, un elemento per spingere ulteriormente una televisione che è fatta non solo di contenuti ma di esperienza. Pensiamo possa spingere ulteriormente la penetrazione di Sky Q, che oggi ha nei nostri clienti un livello di accettazione, di apprezzamento elevatissimo, che è fortemente presa con la presenza on demand, e la presenza di banda larga consente un utilizzo ottimale di questo tipo di interazione. Per cui, pensando a un futuro dove contenuto, esperienza cliente e velocità di trasmissione della banda larga siano un tutt'uno, abbiamo deciso di fare questo passo, ancora una volta non investendo in infrastruttura, ma sostenendo lo sviluppo di un operatore importante che porterà fiber to the home, quindi un gigabit dentro le case degli italiani. Pensiamo di fare non soltanto un elemento importante per il nostro business, ma un servizio alla digitalizzazione, all'accelerazione di questo, e entrando in questa logica pensiamo di poter avere anche una presenza diretta di un creatore di contenuti dentro i sistemi di comunicazione elettronica, e quindi diventare possibilmente un difensore contro l'accesso invece illegale via IP di chi vuole fare questo tipo di attività scorrette. Grazie, grazie per averci ancora una volta dato una prospettiva e uno scenario che in Italia diventa essenziale e determinante alla luce appunto dell'affermazione di una nuova tecnologia quale quella della banda larga. Allora, ritorno al dottor Tacchia. Qual è il fattore chiave nel settore nel quale voi operate? La piattaforma tecnologica o la capacità di integrare verticalmente invece la produzione di contenuti e la distribuzione? Io credo sia la somma di entrambe le cose, e in particolare, come diceva Andrea adesso, l'attenzione al cliente finale. Cioè bisogna partire da uno studio non tanto dei processi, dei disegni tecnologici, delle interfacce, ma quanto il cliente alla fine vuole, cercando di pronti per ridisegnare from scratch quello che si offre. Se guardiamo il mondo della musica, che era morto, poi in realtà a un certo punto con servizi tipo Spotify o Deezer è rinato, con altri temi, ma è evidentemente rinato e anche rigenerato i concerti. Oggi i concerti costano 100 euro e si prende pure un volo per andare a Berlino a vedere un gran concerto, perché è diventato uno show. Probabilmente 15 anni fa erano dei micro concerti che non valeva proprio la pena assistere. Nel nostro caso lo stimolo, e credo che possa esserlo per tanti altri, è stato la pirateria, come diceva Andrea, che sicuramente va combattuta con aspetti regolamentari e di legge. Dall'altra parte può essere il miglior benchmark su cui costruire un'offerta. Che cosa cerca una persona alla pirateria? Abbiamo fatto delle ricerche numericamente anche rilevanti. Di fatto il prezzo non è mai il motivo per cui utilizza la pirateria, perché poi alla fine, se guardiamo le piattaforme, le nostre, il contenuto lo offrono a un prezzo che è similabile a una Coca-Cola. Quindi che cosa cerca? Cerca in maniera, diciamo, facile il contenuto, lo cerca istantaneo e con alta qualità e con un'esperienza, ripeto, diversa. Allora, da questo punto di vista noi abbiamo cercato appunto di concentrarci sull'esperienza, mettendo un mix di tecnologia, contenuti e connettendo poi i puntini come si faceva quando si era piccoli. Si è trovato però delle difficoltà. Ad esempio, qual è il problema? Che quando noi andiamo a distribuire un film, facendolo pagare, il vestito di questo film è estremamente più scarso e carente rispetto a quello che offre la pirateria. Il film alla fine è identico, uno è legale e l'altro no. Peccato che nei sistemi legali si possono mettere due locandine, una backdrop e forse l'elenco degli attori. Nei sistemi pirati
essendo illegale c'è tutto. Allora, da questo punto di vista è evidente che ci deve essere anche uno sforzo di chi ha il contenuto per poter consentire che distribuisce legalmente qualcosa che è meglio di quello che è illegalmente, non peggio. L'assurdo nel nostro caso è che un DVD fisico ha 9 lingue, 14 sottotitoli, il dietro le quinte, le fotografie e quant'altro, e il diritto legale, sapete che ha un film e una locandina. Ora, è un tema evidentemente, sempre tornando al mio approccio, non posso attaccare, non posso difendere, posso attaccare, quindi in questa maniera, dove non sono riuscito a fare in un modo, cerco di fare in un altro, e quindi compriamo fotografie, feed per cercare di arricchire, o li scriviamo noi. Diventando un editore, abbiamo fatto una nostra testata e abbiamo iniziato a scrivere quello che il proprietario del contenuto non ci dava. Questa è una maniera per far sì che il contenuto, non facciamo scrivere i clienti finali, perché in realtà non vogliamo costruire un blog che critica e che, diciamo, va nell'eccezione negativa, vogliamo costruire una vetrina autorevole e fatta bene. Quindi è un mix di cose dove continuo a pensare che, come è riuscita la musica anche nell'ambito della distribuzione video, si possa far molto, perché c'è un mercato enorme che probabilmente con una soluzione di esperienze, non tanto di tecnologia, si può recuperare. Grazie dottor Tacchia, quindi un misto di inventiva e capacità di adattamento. E invece al dottor Salini devo fare una domanda sull'innovazione, perché la RAI sicuramente ha il primato del digitale terrestre, però ha anche una serie di necessità di politiche per l'innovazione che sono orientate all'utenza. Come vede questo scenario, dottor Salini? Sì, appunto, utenza e non a clienti, questo è prima Zappia, di nuovo io con un microfono. Andrea ricordava appunto che il parco di riferimento sono i clienti, per RAI il parco di riferimento è l'utenza, comunque cittadini. Quindi da questo punto di vista, pur condividendo le riflessioni fatte soprattutto per quanto riguarda la difesa dei contenuti, su questo ovviamente combattiamo una battaglia comune, credo tutti quanti su questo tavolo, però il servizio pubblico appunto ha anche un compito e una missione diversa, è quella di servire e di fornire servizi di pubblica utilità, di offrire la massima qualità tecnica possibile e a promuovere tutti i generi e le opere. Tra gli obiettivi c'è anche quello della coesione sociale, una prospettiva che appare quasi in contrasto con la personalizzazione che caratterizza sempre di più il consumo mediatico e che invece è molto coerente con le strategie che la RAI pone in essere attraverso il digitale terrestre, sia in termini d'accesso che di programmazione. Lo ricordavo prima, oggi la RAI sostanzialmente copre tutti i generi, dall'informazione alla programmazione per bambini, ai canali di cultura. Peraltro, sempre con una piccola digressione, tanto il canale per bambini quanto i nostri canali Rai 5 e Cultura non ospitano e non programmano pubblicità. Però il problema delle risorse rimane comunque legato allo sviluppo delle piattaforme ed è un aspetto non banale se consideriamo, come ricorda e sottolinea una ricerca di Team Media Consulting, che in Europa i ricavi da abbonamenti già valgono quasi la metà dei ricavi globali del sistema, raggiungendo in pratica i ricavi da canone e pubblicità. Quindi un progressivo ridimensionamento delle risorse che derivano dalla pubblicità e dal canone potrebbero creare una maggiore competizione tra le piattaforme, alzare il contenuto di diritti pregiati e impoverire globalmente e complessivamente l'offerta dei contenuti della piattaforma terrestre. Occorrerà quindi per la RAI individuare i tempi per una cornice strategica operativa in cui valori e obiettivi affermare i valori e gli obiettivi del servizio pubblico. Questo è un obiettivo che noi ci stiamo ponendo e su cui stiamo lavorando sul nostro piano industriale editoriale che presenteremo, che sarà pronto nei primi mesi dell'anno successivo. Grazie. Grazie davvero dottor Salini, anche questa una sfida entusiasmante ed impegnativa. Dottor Vigliani, voi siete avete fatto un po' un percorso imprenditoriale inedito, il vostro gruppo ha fatto un percorso al contrario, no? È partita dall'editoria tradizionale, è arrivato poi solo successivamente al mondo del digitale terrestre, non solo l'ingresso nel broadcasting è coinciso con l'acquisizione nel 2014 dei diritti d'uso di frequenza del digitale terrestre,
ma lo ha fatto secondo un modello di integrazione verticale fra rete e contenuti. Ora, cosa vi ha spinto ad investire sulla piattaforma digitale terrestre anziché limitarvi, come hanno fatto dei nuovi entranti, a svolgere semplicemente il ruolo di fornitore di servizi media audiovisivi? Vabbè, intanto segnale di grande fiducia in questa, verso questa piattaforma. Abbiamo valutata come gruppo Cairo un'opportunità, quella che, di avere una gestione in autonomia, un presidio diretto della banda, sia in termini di possibilità di sviluppo, quindi di offerta editoriale, canali in alta definizione, nuovi canali, partnership con altri operatori. Ovviamente sia anche che in termini di ottimizzazione dei costi, con una prospettiva di lungo periodo, qual è quella di un editore come il nostro, che crede nel prodotto televisivo, nel prodotto informativo in particolare, ed è impegnato nello sviluppo. Abbiamo già sentito e ricordato più volte il valore della piattaforma digitale terrestre nel nostro paese, è la prima per copertura, per audience, per capacità di attrarre risorse pubblicitarie. Lo dimostrano anche quello che è successo in questi anni, quanti editori grandi, piccoli, internazionali hanno deciso di investire sul digitale terrestre con nuovi canali. Abbiamo 127 canali gratuiti più l'offerta pay, 11 canali lanciati nel 2017, 3 nel 2018, questi sono dei dati della nostra associazione Confindustria Radio TV. Quindi grande fiducia nelle prospettive di questa piattaforma. Come è stato sottolineato, come è sottolineato anche prima in vari interventi, grande attenzione in termini di prospettiva. Il tema delle regole lo abbiamo ricordato, quindi di riduzione dell'asimmetria tra la televisione e online. È stato citato espressamente il tema del refarming. Ovviamente anche noi crediamo che sia fondamentale assicurare un processo di conversione che tuteli gli investimenti degli operatori di questo settore, tuteli, come ha ricordato anche la Presidente Casellati in apertura, col passaggio allo standard di VBT2, anche la transizione dei device. Su questo tema, proprio perché come Cairo Network siamo entrati in questo business, da ultimi nel 2014, quindi quando già c'era una previsione del percorso di refarming, come Cairo Network sosteniamo una posizione differenziata rispetto a tutti gli altri operatori sull'applicazione della norma, ma certamente ne condividiamo il percorso. Quindi, tornando alle prospettive, anche qui vediamo una centralità di questa piattaforma in un'ottica anche di complementarietà sia da un punto di vista dei contenuti con le altre modalità di fruizione di cui abbiamo parlato prima, ma anche da un punto di vista di opportunità commerciale, perché come ha ricordato il Presidente Confalonieri, la maggior parte delle nostre aziende vive sul mercato pubblicitario, vive unicamente di queste risorse. Quindi anche su questo fronte la possibilità di ibridazione con il mondo IP, utilizzando quello che viene chiamato il narrow casting, cioè la possibilità di dare agli inserzionisti dei contenuti profilati su quello che è il target di riferimento, è una delle possibilità di sviluppo per il futuro. Lo standard HBBTV permetterà, come sappiamo, un'interazione, un arricchimento dei contenuti anche per i fruitori della televisione in modalità tradizionali. Quindi anche qui centralità dell'offerta televisiva sul digitale terrestre, con grande attenzione a sfruttare al meglio tutte le opportunità che offrono gli sviluppi della tecnologia. Grazie. Grazie, grazie dottor Ghigliani. Quindi un messaggio di grande fiducia nei confronti del digitale terrestre, e questo ci fa piacere acquisirlo.
Dottor Dolores, invece, i prossimi mesi saranno importanti perché ci sarà il recepimento della nuova direttiva SMAV. Come editore multipiattaforma, cosa vi aspettate? Come valutate la nuova direttiva? Quali maggiori novità potranno interessare un fornitore di contenuti? Sì, i prossimi mesi saranno importantissimi a livello europeo, ma anche a livello italiano, per quanto dicevo prima, perché l'implementazione e l'attuazione della direttiva avverrà in un momento e si sovrapporrà anche a questa fase di transizione sul digitale terrestre. Rapidamente, la nuova direttiva sicuramente introduce delle novità interessanti. Prevede per alcuni aspetti un alleggerimento delle norme. Quello che però mi sembra, e qui mi unisco un po' anche a spunti che sono emersi, che sfugga ancora al legislatore europeo, il fatto è che ormai si stanno consolidando dei trend di consumo e dei trend appunto di composizione dell'offerta televisiva. Cioè noi ci rendiamo conto ormai che sostanzialmente la tecnologia internet, a parte come dire, i grandi eventi, una tecnologia che favorisce la fruizione dei contenuti on demand e a richiesta, e quindi quella tipologia di offerte, altre tecnologie, il digitale terrestre in particolar modo, favorisce almeno in Italia la fruizione di canali lineari. Una impostazione quindi normativa che proviene dalla direttiva, che distingua tra questi servizi, inevitabilmente, come è stato detto, poi alla fine va a differenziare anche la regolamentazione tra piattaforme e quindi tra operatori. Questo crea uno svantaggio, a nostro modo di vedere, una simmetria che crea uno svantaggio competitivo per chi opera in modalità lineare e per determinate tecnologie. A nostro modo di vedere, quindi, questi timidi accenni che si trovano nella direttiva di alleggerimento della normativa sui canali lineari, in primo luogo devono essere adesso implementati in maniera molto convinta a livello italiano, perché sappiamo bene che invece a livello italiano il trend degli ultimi decenni è stato quello di un inasprimento delle norme, di un maggior rigore delle norme europee. E in secondo luogo ci auguriamo che quella flessibilità che è consentita agli OTT sia in gran parte consentita anche agli operatori dei canali lineari. Grazie. Quindi ancora una volta gli OTT sono appunto il protagonista evocato da tutti coloro i quali sono intorno a questo tavolo, e al dottor Confronieri faccio la domanda che riguarda appunto il diritto d'autore. Cioè, è stato detto da tutti che il diritto d'autore è appunto una necessità che va acquisita, implementata, consapevolizzata anche da un punto di vista culturale. E quali ulteriori tutele possono essere messe in campo per conseguire questo obiettivo in un contesto multimediale in cui appunto gli OTT la fanno da padrone? Beh, le tutele sarebbero di legge. Sarebbe che le direttive avessero una partecipazione anche massiccia. L'ultima è stata abbastanza, perché la maggioranza è stata grossa. Però vede, a me fanno paura, parlo da vecchio, quindi confesso la mia vecchiaia, ma ci sono alcune parole che sono diventate di moda, e quindi quando una parola diventa di moda, diventa così corrente, è un fatto culturale. Una parola che mi spaventa è free. La parola free, che era gratis di una volta, o a gratis, come dicevo, no? Ma com'è che la mia generazione pagava i dischi long playing 5.000 lire, che erano soldi 50 anni fa, e adesso, sì, l'avete detto anche voi, ormai ti danno la locandina del film, ti fanno pagare 10 euro, 1 euro, altro, Spotify, se tu, io sono appassionato di musica, su Spotify trovi tutto. E questo è un bel servizio che hai dato, però a spese di chi ha scritto. Beethoven non può reclamare perché è morto, ma Conte può reclamare se fa. E allora, questa è la prima parola che mi spaventa, e purtroppo è entrata nell'uso comune. La seconda parola che mi spaventa, e è un tema di attualità, c'è la polemica sui giornalisti, no? Che sono o non sono questo o quest'altro, disintermediazione. La parola disintermediazione, l'ultimo scemo del villaggio butta in rete una cosa falsa, giusta o altro, stupida, e abbiamo visto che non sono gli ultimi scemi del villaggio, ma anche quelli che su Twitter, eccetera, eccetera, lanciano messaggi
che fanno spavento, punto uno. La parola disintermediazione, qui ho un ex presidente dei giornalisti, no? Ma disintermediazione vuol dire che possiamo fare meno dei giornalisti, possiamo fare meno della responsabilità, possiamo fare meno. E questo mi spaventa sotto il profilo del cittadino, qui non è più il fatto di Mediaset o altro. Io mi ricordo quando ero giovane che c'erano la parola, quelli che erano di sinistra comunisti, dicevano le libertà borghesi, per cui la libertà di stampa era una libertà borghese, per cui c'era il fatto che tu, la palingenesi abluteratica, eccetera, eccetera, questi bei paroloni, il finale ultimo era la liberazione dei proletari, eccetera, tutte cose che tutti quanti voi sapete molto bene. Ma queste sono cose veramente di una gravità incredibile. E mi meraviglio che non ci sia una reazione. Non voglio fare il complottista, ma mi domando, ma perché i giallo-verdi, chiamiamoli così, in Europa hanno votato tutti contro il copyright, dicendo la libertà, che non c'entrava niente la libertà, perché poi erano due così, erano due articolini proprio piccoli piccoli che dicevano soltanto pagalo che debes. Se hai preso un contenuto, pagalo. Ecco, questo mi insospettisce. E mi insospettisce se un'altra delle iniziative degli attuali governanti è quella della chiusura dei negozi alla domenica. Non scomodo la libertà o altro. Però, cui prodest? C'è gente, non facciamo né nomi né cognomi, ma che consegnano la domenica, lunedì, il martedì, eccetera. Ecco, dietro tutto questo, il copyright diventa un di cui pericoloso. Se lo mettiamo insieme poi alla globalizzazione, che è un altro dei temi attuali, al progresso tecnologico, per cui ha delle possibilità straordinarie, infinite, beh, rischio di colonizzazione c'è, perché portiamo a casa tutto quello. Poi, siccome sono tutti bravi a vendersi, io quando leggo che House of Cards è shakespeariano, siccome io ho visto che mi spessi all'Old Vic a Londra a recitare Richard II, e a che livello, non confondiamo. Allora, alla fine, mi piace, e anche se noi quando siamo partiti l'abbiamo combattuto, la famosa exception culturelle francese, che però cercava di mettere dei limiti all'invasione, e sappiamo di chi è che altro. Ecco, il messaggio è questo, alla fine vorrei. Pensiamoci un po', anche al di là dei fattori tecnici che ci riguardano, digitale questo, avere più piattaforme e così via, ma ai contenuti per la vita del futuro. Io ormai ho finito quello che dovevo fare, ma quelli che hanno 20 anni, 30 anni, 40, non lo so come andranno a finire. Ecco, mi fermo qui. Beh, con queste parole, con questo messaggio da parte del Presidente Confalonieri, direi che possiamo chiudere questa giornata. Ringrazio veramente tutti gli ospiti, al Dottor Dolores, al Dottor Vigliani, al Dottor Confalonieri, al Dottor Salini, al Dottor Zappia, al Dottor Tacchia, per il loro contributo che mi auguro sia stato interessante per tutti. Grazie. Ciao Gianni, ci vediamo dopo.